Già qui c'è una cosa molto interessante. Noi ci conosciamo tutti quanti. Sapete quanta gente dice, sai, quello tizio è mio amico, quell'altro è mio amico? No, sei un conoscente. L'amicizia è un'altra cosa. L'amicizia è la condivisione, secondo il mio modesto punto di vista, degli ideali, pensa te. Cioè, tutti e due facciamo una battaglia per dare un calcio nel culo a Berlusconi? Bene, siamo amici. Ecco. Questo è quello che io mi posso sacrificare per te, tu mi puoi sacrificare per me, ma il target finale, il ruolo finale è quello che ci siamo preposti. Da questo punto di vista, se mi guardo in giro di amici ci sono ben pochi, non è che voglio fare dei nomi, questo sì, quello no, perché non sarebbe corretto, però capite bene che in una società del genere di amici ce ne troviamo ben pochi. Poi, io, lo sapete bene, una persona come me, ci sono un sacco di persone in Italia che se potessero ammazzarmi lo farebbero in 5 secondi domani mattina, ma aspetterebbero fuori quando esco di strada per mettermi sotto un'automobile. Non peraltro, qualche tempo fa mi hanno anche staccato il volante dell'automobile, quindi evidentemente non è che sono così tanto ben voluto. Ecco, a proposito di questo, proprio per il lavoro che fai, soprattutto con gli addotti, ti è mai successo di avere, non so, una sorta di crisi di nervi? E se magari è così, come hai fatto ad evitarla o controllarla? No, mai, assolutamente, non sarei, non si fa, non si può. Questa è una regola fondamentale. Il rapporto che te hai con gli altri è un rapporto che deve essere gestito dal più forte. Il più forte è quello che ha più coscienza di sé, più carattere, più non lo so. Nel caso degli rapporti che noi abbiamo quando facevamo le ipnosi, è un rapporto preciso. Io comando. La persona che sta in ipnosi è lì, ma io comando, perché io so dove portare l'automobile. Se il soggetto che ho davanti a me ha delle problematiche comportamentali, sono io che lo devo riportare dentro. Non io, se io venissi preso dal panico, nel panico ci saremmo in due, non funzionerebbe così. Quindi io sono la parte forte. Almeno nell'ambito delle relazioni che noi abbiamo quando facciamo le ipnosi. Su questo non ci deve essere nessun dubbio. Nel rapporto con gli altri io sono una merda, nel senso che faccio credere all'altro che ha deciso lui di fare quello che vuole fare e in realtà l'ho messo nelle condizioni di decidere di fare quello che voglio io. Questo è un classico, me lo ricordo con gli studenti. Gli studenti, quando avevamo gli studenti in tesi, oggi non prendo più studenti, non prendo più studenti in tesi perché lavorare con uno studente vuol dire avere un altro figlio, un figlio scientifico che ti tieni per 1 anno e 8 mesi e lavori più con lui che con la tua famiglia. E quindi c'è un rapporto molto forte, anche affettivo. E lui deve fare quello che voglio io, ma ci sono gli perché io so come si fa la chimica, io so come si va in laboratorio, lui deve imparare. Però ci sono degli studenti. Me ne ricordo una in particolare, che si chiamava Serena, Serena di nome ma non di fatto, che voleva comandare lei, perché era anche lei una figlia unica e doveva, io mi devo adattare allo studente, ma mi devo adattare allo studente facendo in modo che lui, in questo caso lei, non si senta obbligata. C'è una mano di velluto che in qualche modo la tiene. E lei impara, impara non sentendosi umiliata dal fatto che in quel momento non può decidere. Così gli faccio credere che è lei a decidere di fare le cose, mentre in realtà sono io. È chiaro che mia moglie, questa cosa l'ha capita perfettamente, infatti ogni tanto litighiamo per questo motivo, ma d'altra parte, sapete com'è fatto l'universo, è fatto così. Così, quando io mi trovo di fronte a una persona che vuole comandare, so esattamente che mi grida nel muso e fa la voce forte con me, so perfettamente che è la persona più debole ed è per questo che mi grida nel muso, perché tende ad avere paura, che io la prevarichi e allora urla, grida, è così che uno si incazza con l'altro.
Se te invece capisci perfettamente questa cosa, non hai bisogno di riurlargli nel muso. Ma questa è una cosa che io ho imparato ovviamente con la programmazione neurolinguistica e con tanti anni di lavoro che ho fatto con le persone, perché poi i muri li ho dovuti calare, perché in ipnosi succedono delle cose tremende. Io l'ipnosi, in qualche modo l'ipnosi mi ha salvato la vita, potrei fare il libro che ha fatto Baiata, l'ipnosi mi ha salvato la vita, cioè nel senso che le prime volte che io ho dovuto mettere in ipnosi una persona, ho capito che c'era qualcosa tra me e la persona in ipnosi che era una metacomunicazione, non verbale, qualcosa che andava sotto, che non si sentiva, una percezione della sensazione dell'altro, che l'altro provava, fu profonda. E questa cosa qui, alle prime volte che io facevo questa cosa, mi ha terrorizzato, perché io figlio unico, no, io non devo mischiarmi con la popolazione, e invece lì mi stiamo mischiando, e io ho capito perfettamente che se non mi mischiavo non avremmo potuto fare il lavoro, perché il rapporto è una cosa importante nell'ipnosi, come nelle altre comunicazioni. Questo è quello che in fondo io faccio e che per esempio altri soggetti ufologici italiani non fanno. Vanno, fanno le indagini. Buongiorno signora, come si chiama? Rosso Giovanni. Ah, bene, mi dica. Senta, le faccio firmare questo foglio. Non dica niente a nessuno della sua esperienza, mi raccomando. Grazie, arrivederci. Ma la signora fa, e cosa mi è successo? Qual è? Ci studieremo sopra e le faremo sapere. E scompaiono, come fa per esempio il Centro Ufologico Nazionale. Ecco, quelli hanno perso in partenza, perché non sanno che la comunicazione è la cosa importante. Io mi sono calato le brache di fronte alla comunicazione. Non la sapevo fare, ho imparato. Magari il CUN no. Bene. Senti Corrado, una domanda che ho sentito fare spesso io con le mie orecchie è proprio questa qui, e te la giro come l'ho sentita. Ma chi glielo fa fare a Malanga di essere Malanga? Ah sì, è una cosa semplice. A me, e questo è anche una mia limitazione, io sono anche abbastanza... non sono razzista. Io non sono razzista. Però devo dire che non è vero. Io... purtroppo ho ancora una vena di razzismo sugli stupidi. Gli stupidi mi fanno incazzare. Lo so che non è giusto, lo so che non è giusto, però quando di stupidi ne ho visti 3, 4, 5, 6 in una giornata, il settimo non lo sopporto. Cioè, è umano. Mi modificherò nel tempo. Ecco, per cui quando arriva uno e mi dice bisogna fare determinate cose perché a noi ci conviene, io dico, ma questa cosa che conviene a noi, conviene anche al popolo? Conviene anche alla gente? Perché gli dobbiamo dire una bugia alla gente? Ecco, una cosa che non sopporto sono le bugie. Te non devi dire le bugie, neanche quelle piccole. Se ne dici una piccola oggi, ne dirai una un po' più grande domani. Io non ho mai detto una bugia nella mia vita, 60 anni, senza bugie. E questo può sembrare incredibile. È una cosa incredibile, perché io capisco che quando dico questo, la gente dice, quella volta lì, subito, ti vengono in mente le bugie, le ultime che ti hai detto. Ti vengono in mente subito. Bene, a me non mi viene in mente niente. Io non ho mai detto bugie. E mi fa incazzare la persona, che mi fa proprio uscire di testa la persona che dice le bugie perché inganna il povero disgraziato, colui che non è difeso. Per esempio... perché devo dire delle sacrosante puttanate sugli UFO, sugli alieni, solo perché conviene ai servizi segreti con cui qualcuno collabora? Ma io mi incazzo a morte su questa cosa qui. La comunicazione non può essere fatta in questo modo. Che agli italiani gli devi dire la verità, soprattutto se sei, che ne so, un centro ufologico che lavora, che fa sul territorio determinate cose. Sei un centro ufologico. Ce ne sono alcuni in Italia che fanno questo tipo di... si chiamano ufologi. No, il povero disgraziato che ha un'esperienza particolare viene da te. C'è scritto centro ufologico, sei te l'esperto. Sai questi del centro ufologico che hanno anche i bigliettini dove c'è scritto ufologo e poi c'è scritto abile conferenziere, no? C'era uno che si chiama Lissoni di Milano, c'è scritto ufologo abile conferenziere, no? Talmente abile conferenziere che ora...
si è dedicato alla vita politica ed è infatti lavora con la Lega, sì, è diventato leghista, non c'è nulla di male a essere leghisti, per carità di Dio. Solo che siccome Borghezio ora gli è venuto in mente che bisogna studiare gli alieni, perché gli alieni come i marziani sono verdi e sono verdi come loro, allora probabilmente i marziani non sono extracomunitari, mentre magari i venusiani, mentre i marziani che sono rossi magari sono cattivi e comunisti. Ecco, le persone che lavorano con Borghezio pensano che l'ufologia sia questa. Non è così, non gli dobbiamo raccontare queste puttanate. I centri ufologici non si devono agganciare alla politica, secondo me, semplicemente per avere qualche risultato personale, perché la politica ti dirà sempre le bugie. Certo. I centri ufologici, per esempio, non si devono agganciare e vantarsi di dire siamo collaboratori del Ministero degli Interni, il secondo reparto dell'aeronautica, che poi è il SISMI, cioè il servizio segreto militare, è con noi. Non vi possiamo dire tutto, stati tranquilli, noi siamo i grandi collaboratori dei servizi segreti, perché a me i servizi segreti mi stanno sui coglioni. Perché non ci dovrebbero essere servizi segreti, perché di segreto non ci deve essere nulla, perché quando c'è qualcosa di segreto vuol dire che te la stanno ficcando in quel posto. Quindi, o che tu sei un militare, o che tu sei un ufologo, a me mi stai sulle palle. Ok. Come si saranno ben accorti i nostri radioascoltatori, l'ospite di stasera non ha nessun problema a venire fuori allo scoperto e di trattare anche temi che lo riguardano, che possono essere anche più o meno ombrosi e criticabili. Io continuo a porti delle domande di carattere personale e ti ricordo insomma che poi dopo scenderemo sempre più nello specifico anche per quanto riguarda appunto i temi che stavi trattando poco fa. Senti, qualcuno sosteneva che abbiamo tutti lo stesso tempo nella giornata, ma sappiamo benissimo che certe persone sono scienziati e certe altre invece non sono nessuno o comunque poco più. Tu come te la organizzi la giornata? Qual è la tua giornata tipo? Ah sì, la mia giornata tipo ora, perché la mia giornata tipo qualche anno fa era molto diversa. La mia giornata tipo qualche anno fa era, entravo alle 8:30 in dipartimento, lavoravo circa 11 ore e mezzo alla sintesi organica in laboratorio, facevo lezione di chimica organica, tornavo a casa verso le 10 di sera, 10:30, mangiavo, lavavo i piatti, finivo alle 2:30 di sera e alla mattina alle 8:30 riero in dipartimento, tutti i giorni, pazzesco, qualche volta anche il sabato mattina. Poi le cose sono cambiate, poi è arrivata la Gelmini, non abbiamo più soldi, non c'è più niente da fare, non c'è più la ricerca, non ci sono più i laboratori, non ci sono più gli studenti, non c'è più neanche la bolletta della luce da pagare, siamo al buio. Abbiamo avuto 3 alluvioni in questi ultimi 3 mesi e con l'acqua alta nel corridoio dove c'è il mio studio di 40 centimetri, tutti i motorini elettrici che servono per fare la ricerca sono finiti sotto l'acqua. È arrivata sicuramente la l'assicurazione, la quale ci ha detto benissimo, ora vi ricompreremo i motorini, perfetto, finché non ci ricomprano i motorini noi non possiamo fare niente, non funzionano le cappe, per riavere le cappe in un laboratorio, senza cappe non si può entrare in un laboratorio, abbiamo aspettato 3 mesi, quando accendevo la cappa si spegneva la luce dell'intero corridoio con tutti i laboratori dell'intera ala nostra. Non abbiamo più i soldi per comprare i reagenti. Una tesi che mi costa 15.000 euro, come la faccio io che ho circa 950 euro di contributi statali all'anno? Allora ho dovuto cambiare e ora ovviamente abbiamo dovuto spostare quella che era tutta l'area della ricerca dedicarci di più alla didattica, perché la didattica costa meno. E quindi io arrivo alle 8:30 di mattina, comincio la fila degli studenti davanti alla porta che mi chiedono come si fa questo, come si fa quello, come si fa quell'altro, poi vado a lezione, quando c'è lezione. Io ho quest'anno un corso di chimica organica fondamentale per il primo anno della chimica organica per il corso di laurea in chimica industriale.
va sottolineata una cosa molto interessante. Qui io sono il ricercatore d'Europa che ha tenuto più corsi di chimica organica al mondo. No, lo dico perché c'è qualcuno che pensa che io non faccia il professore. Così ora lo sa. È una cosa importante, la didattica ti tiene lì.